Agricola, Associazione dei Gas Liquefatti, GPL e GNL. Oggi era il punto su come questi due prodotti, questi due gas, sono visti nella strategia energetica nazionale. Sicuramente la strategia energetica nazionale dà un ruolo molto importante al GNL in quanto distribuito in forma liquida per uno sviluppo importante sulla trazione, soprattutto sulla trazione pesante, sulla trazione marittima, ma anche sugli utilizzi industriali. E quindi abbiamo fatto un focus su quello che è lo sviluppo in questi anni, in questi ultimi anni, un paio di anni, su come si è sviluppata la rete, come si sono sviluppate le utenze e quella che sarà, spero, a breve lo sviluppo della logistica, perché attualmente la logistica primaria ancora non è disponibile, non c'è in Italia, e quindi quello che sarà lo sviluppo. Ho fatto anche un piccolo focus sullo sviluppo sia del GPL come utilizzo domestico e soprattutto anche sul GPL come carburante, in quanto la stessa strategia energetica nazionale dà un ruolo importante a tutti i carburanti alternativi individuati nella DAFI, fra cui sicuramente è compreso anche il GPL ed il GNL. È stato anche fatto un piccolo focus su quello che è la lotta all'illegalità, che viene proprio sancita nella SEN, e quindi sul ruolo importante che sta facendo proprio in base a questi obiettivi la nostra associazione, insieme con il Ministero dello Sviluppo Economico, ma soprattutto con la Guardia di Finanza, che sta facendo veramente un buon lavoro sul territorio per colpire questi fenomeni di illegalità. E già i primi risultati si stanno vedendo e auspichiamo che il buon inizio dia sempre maggiori frutti su questo fenomeno, che ovviamente noi come associazione vogliamo combattere assolutamente.